Una Confagricoltura più attiva ad ogni livello, attenta alle trasformazioni del settore e a sollecitare le istituzioni per valorizzare un segmento sempre più importante per occupazione e commercio estero. Sono queste le linee su cui si muoverà l'associazione, come spiega il presidente Massimiliano Gianzanti, in occasione dell'assemblea che si è svolta a Roma. Questi anni Confagricoltura è cambiata e sempre cambierà. Nel DNA di Confagricoltura c'è l'innovazione. Oggi gli agricoltori vogliono una struttura snella, una struttura pronta a rispondere velocemente alle istanze, ma soprattutto nel DNA di Confagricoltura c'è comunque il mantenimento di un forte radicamento sulla tutela dei nostri interessi. Dopo decenni di assenza di un intervento organico, oggi Confagricoltura ritiene che sia giunto il tempo di convocare una sorta di stati generali per stilare una lista di priorità e obiettivi per il settore. L'ultimo piano agricolo fu fatto dal ministro Marcora ormai 40 e più anni fa. Io credo che per continuare a crescere e crescere bene abbiamo bisogno di un programma organico di crescita stabile e duraturo. E credo che sia arrivato il momento che un ministro possa per una volta tanto mettere da parte le urgenze e le emergenze e iniziare a programmare qualcosa. Ma la necessità di una pianificazione per lo sviluppo del settore implica anche una ridefinizione non penalizzante della PAC, la politica agricola europea. Dobbiamo lavorare per una fase transitoria, stabilizzare quelle che sono le risorse economiche a favore dell'agricoltura italiana, rafforzarle se ci riusciamo, ma soprattutto prevenire gli effetti anche lì della Brexit, perché un'uscita di Brexit avrà effetti dirompenti anche sulla PAC. Ma in uno scenario globale sempre più agguerrito, Gianzanti vede anche una necessità ben precisa, quella di migliorare la competitività dell'agricoltura italiana. La competitività oggi è un tema che affligge l'impresa agricola italiana. Non siamo competitivi perché abbiamo costi fiscali più alti rispetto ai nostri competitor. Il sistema infrastrutturale italiano non è in linea con quello che sono i livelli infrastrutturali delle nazioni con cui abbiamo ovviamente da condividere i mercati. Siamo troppo lontani dal mercato. Abbiamo bisogno oggi di porti, di strade, di sistemi ferroviari per l'alta velocità, per le merci e non solo per le persone. Credo che ci sia molto da fare in questo. E nella fase che si è aperta in questi mesi, Confagricoltura vede uno spazio, ma anche la necessità di un dialogo con la politica. Un'attenzione testimoniata, fra l'altro, dalla presenza del vice premier Salvini all'apertura dei lavori dell'Assemblea. Il settore dell'agroalimentare in questo momento è il primo comparto dell'economia nazionale. E quindi, in qualità di primo comparto, abbiamo anche necessità di parlare in maniera diretta, forte, insieme ai nostri interlocutori politici. Oggi il governo deve partire da cosa? Da un momento epocale di cambiamento che il settore sta vivendo, la rivoluzione digitale. Il tema della riforma dei rapporti europei e dei trattati internazionali impone una presenza molto forte del governo nei tavoli che contano. E di conseguenza è accaduto, anche noi abbiamo il modo di far sentire al governo la nostra visione di quelli che devono essere gli accordi internazionali, su quella che deve essere la nostra presenza sui mercati. Quindi cerchiamo di confrontarci con il governo proprio per dar loro una serie di indicazioni affinché ovviamente poi si possano portare grandi risultati per l'Italia.